Ecco Monica che legge una scrittura automatica di un'entità che si fa chiamare Padre Aurelio. Sembra che questa entità abbia una visione piuttosto ampia della realtà, tanto che parla dell'origine del tutto. È bene sempre ricordare che l'ampiezza della visione è relativa al grado di evoluzione dell'individuo sia incarnato che disincarnato. In attesa di ripetere la mia ultima esperienza in abito talare, già vi ho detto che mi sto dedicando all'insegnamento quando mi è consentito dalle circostanze. Vi ho già detto pure che di quando in quando ritornerò a manifestarmi a voi in questo modo, che mi risulta alquanto facile e non costa al medium troppe energie. Mi manifesterò soprattutto quando i pensieri trasmessi da Rosa non saranno troppo chiari. E senza mai programmare un tema a priori, ma attenendomi ai suoi racconti tanto ricchi dei suoi ricordi infantili e tanto poveri ancora di conoscenza. Scartando quindi qualsiasi programma prefissato, inizio a parlarvi come parlare in un comune incontro con amici. Giunto finalmente a un sufficiente livello intellettivo, l'essere ha ricercato in se stesso la risposta della sua prima domanda. Io sono, per opera di chi? O di che cosa? Una domanda che si è posto incessantemente attraverso il succedersi di secoli e secoli, sempre più disorientato fra mille ipotesi, mille congetture, soprattutto causate dal fiorire delle varie religioni che gareggiavano in favole e simbolismi, così che per alcuni il capostipite era stato concepito da una montagna sacra, per altri invece era sorto dal pianto di una divinità tramutatosi in lago. Per altri ancora, era stato modellato con la creta, ma per volontà di chi e per quale scopo? Molto più tardi, i figli della scienza, votati al raziocinio assoluto, hanno decretato che l'uomo primo altro non è che il prodotto causale della fusione e trasformazione di elementi preesistenti da sempre nel cosmo. Ma il cosmo, come si è formato? Favole e teorie che purtroppo resistono a tutt'oggi, fissate in antichissimi dipinti e sculture, o sulle pagine dei presuntuosi ricercatori che presiedono le riunioni cattedratiche. Pochi a loro confronto sono coloro che, disincantati e insoddisfatti delle fedi ufficiali, si incamminano sulla lunga e aspra strada che li condurrà alla vera verità. E mi rallegro, cari amici, di annoverarvi fra codesti e non fra gli ingenui o i dissacratori. Provate a domandare a uomini del genere cos'è il tutto. La loro reazione si limiterà ad un impacciato mutismo o ad una farraginosa dissertazione. Allora, concedetevi la soddisfazione di spiegare che il tutto è l'estrinsecazione dell'energia, della coscienza e della sapienza cosmica universale, che mai ha conosciuto un inizio, che mai conoscerà una fine. Ben so che posta di fronte a tale concetto, pure la più dilatata delle menti si smarrisce, prendendo finalmente consapevolezza del proprio nulla. Ma io vi dico di non smarrirvi fra la nebbia dell'umana ignoranza, che è destinata a dissolversi se detergerete i vostri occhi alla fonte dell'umiltà, se spalancherete il vostro cuore alla fonte dell'altruismo, se compirete le vostre opere sotto l'insegna della giustizia. Solo quando avrete compiuto questo vi riconoscerete nei colori del cielo, nei profumi del bosco, nel volo dell'aquila, nel canto del mare. Solo allora vi riconoscerete nel fratello di sangue e in chi fratello di sangue non vi è. Solo allora vi riconoscerete nel tutto, perché siete il tutto, indivisibile ed eterno. Mi congedo benedicendovi.